Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Se andiamo a commentare la partita Pisa-Parma finita sullo 0-0 all'Arena Garibaldi Stadio Romeo Anconetani. Un Parma che è venuto qua a Pisa in condizioni veramente precarie, perché a parte gli assenti, ma poi perché non si sarebbe potuto permettere un'altra sconfitta. Quindi è venuto qua a Pisa con il coltello tra i denti e quindi di conseguenza ha fatto muro e niente, e quindi ha dato poca possibilità al Pisa di esprimersi. Io credo primo tempo che per i primi 20 minuti praticamente niente, e poi dopo il Pisa ha tenuto il pallino in mano, ha avuto occasioni con Benali soprattutto, e però insomma non c'è stato niente da fare. Turk portiere, terzo portiere addirittura del Parma, insomma in un paio di occasioni anche tre, insomma è stato bravo a neutralizzare i tiri del Pisa. Insomma, diciamo così che primo tempo appannaggio del Pisa sicuramente, secondo tempo che il Parma prende coraggio e si vede insomma qualcosina. Nicolas bravo su Stutino mi pare, e poi c'è stato il sabotaggio sulla linea a parte delle Verbe, niente di più, finito, due tiri, niente di più da parte del Parma. Per quanto riguarda il Pisa, un Pisa in sofferenza a centrocampo, e si è visto Pisa in sofferenza a centrocampo dall'inizio, perché insomma Gukker non mi è piaciuto, queste sono cose insomma così, da quello che ho potuto vedere io. Gukker che non mi è piaciuto, nel secondo tempo entra Touré, meno che meno, due giocatori che non sono sicuramente in forma. Speriamo di trovare presto il Touré d'inizio campionato, e Gukker vabbè prima o poi insomma riprenderà, no, ci speriamo tutti che riprenda, perché per adesso entrambi non ci siamo. Quindi un centrocampo che va in sofferenza e di conseguenza non riusciamo a creare gioco, perché ricordiamoci, io ricordo solo questo, che a Monza Touré dopo i primi 18 minuti è uscito, è entrato Mastino che ha fatto la sua bella partita, ripeto, e quindi a centrocampo ha macinato. Quindi quando macina al centrocampo macinano anche le punte, c'è niente da fare, eh? Se non macina il centrocampo poco fai davanti, poco fai, sì gli esterni d'accordo, poi oggi visto Hermansson è uscito comunque una sufficienza piena, è entrato Beruatto, determinate occasioni è stato bravo, e poi Sibilli, anche lui insomma, e poi è entrato Cohen. E secondo me ci poteva stare anche il rigore, ma non è stato concesso, vabbè, non è che, per carità di Dio, e niente, poi Torre Grossa mi è piaciuto giusto stasera, però insomma poi è entrato Sibilli, secondo me Sibilli un bel 6 piano sicuramente, bravo Leverb 7, al di là che insomma ci ha salvato anche la partita, perché insomma ha fatto il salvataggio, quindi sulla linea, quindi ci ha salvato la partita, bravo Caracciolo, beh 6,5 a Caracciolo anche oggi, bene Birindelli insomma la sufficienza piena. Oh, questa è la situazione è questa, quando viene meno il centrocampo viene da sé che fai fatica, insomma ecco. Touré che non ha ripreso insomma i ritmi iniziali, e un Gukker che non riesce secondo me a entrare in partita. Questo è quanto, questo è come la vedo io, questo è come l'ho vista io. Probabilmente il mister ha voluto lasciare Mastino per Reggio, detto che insomma, perché poi abbiamo la partita con la Regina, quindi insomma, e poi abbiamo il Crotone in casa, ma vediamo mercoledì se non erro, perché noi giochiamo domenica e poi mercoledì. Beh, oggi bicchiere mezzo pieno. E vabbè, oh, pazienza. Poi la Cremonese è stata fermata tra virgolette 0-0, dove Vicenza ha sbagliato il rigore, perché altrimenti, allora domani vediamo cosa farà il Brescia che affronta l'Ascoli, e poi c'è Lecce che affronta il Cittadella.
Noi si sapeva che era una partita difficile oggi, chiaro, una partita difficile, abbiamo avuto purtroppo pareggio alla Spal, pareggio con l'Alessandria, pareggio con la Ternana, purtroppo rigore sbagliato, e poi abbiamo avuto pareggio con il Vicenza, e poi una vittoria, e poi siamo al pareggio. E così, c'è niente da fare. Non riusciamo a... Comunque il mister ha detto in conferenza che noi torneremo a vincere all'Arena. Speriamo, perché all'Arena si parte pareggiare. Meno male, perché poi questo, col Frosinone siamo andati anche a perdere, quindi meglio pareggio, va. Beh, che dire? Niente, speriamo di ritrovare questi giocatori, insomma, che... Chiaro, le partite una dietro l'altra in questa maniera, presettimanali, per tutti però, non è solo per il Pisa, anche per gli altri. Quindi diventa veramente problematica la cosa. Comunque sia, non mi sono piaciuti questi giocatori, l'ho detto. Benali, così e così. Così e così. Ancora non è forse, ma... Cohen invece è entrato, ha fatto bene. Ha fatto bene, secondo me ha fatto bene. Ha disputato un bel secondo tempo. Bene. E poi è entrato Masucci, insomma, alla fine... Ma al posto di Puskas, che Puskas stanco, si era visto un Puskas veramente stanco, non ha dato il meglio di sé, probabilmente perché ha dato tanta a Monza, e quindi i ragazzi erano anche, tra l'altro, stanchi, ma si vedeva, quindi insomma non è stata anche una partita di brio, insomma, perché ci dobbiamo mettere in conto anche la stanchezza, insomma, c'è niente da fare, ma meno per quello che ho potuto vedere. Beh, speriamo di domenica, insomma, di riuscire a tornare a fare risultato. Questo è il discorso. E poi anche col Crotone in casa, speriamo di, insomma, alla fine di rifarci di quello che è stata la sconfitta all'andata, che secondo me anche all'andata il Pisa non si meritava sicuramente di perdere a Crotone. Ecco. Bene ragazzi, io per questa disamina mi fermo qua. Se vi è piaciuto questo video, pollice su. Mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!